Primo giorno di quarantena del Bellini. Alle ore 9:30 del mattino, ginnastica con tutorial di YouTube. Forza ragazzi, adesso portate la vostra caviglia fin sopra i ginocchi e fate roteare la vostra schiena. Avanti, 1, 2, 1, 2, 1, 2 e lasciate un like alla mia nuova pagina allo sport con me. Abbigliamento casalingo del Bellini. Calzino felpato a uso Chantella. Pantalone tarocco Adidas in finto acrilico. Magliettina di Firenze comprata nell'estate 2011. Divano alzabile comprato a sconto a Poltrone Sofà. Alle ore 14:30 del primo pomeriggio, il Bellini aveva già guardato in sequenza crescente tutte le serie trasmesse dalle televisioni mondiali dagli anni 80 a quegli 90. I-Team, Guerre Stellari, Star Trek, Amici miei, atto primo, secondo e terzo, Genitori in Blue Jeans, Super Vicky, La vita secondo Jim, e la prima serie originale di Mazinga Z. Alle ore 20:30, flash mob condominiale sul terrazzino di casa. Presente, l'inquilino del piano di sotto, Paccalandri, il coinquilino abusivo del piano di sopra, l'onorevole naturale Gori Vien dal Mare. Per l'occasione sospese anche le denunce fra vicini condominiali. Maligni voi siete, maligni siete, sudici, sudici, voi siete sudici. Seconda settimana di quarantena del Bellini. Amore, che si fa oggi? Dove si va? Nulla, c'ho da pulire, c'ho da dare il cencio. Che fo? Porto fuori il cane? Amore, ma noi non ci siamo il cane. No? Bisogna stare in casa. Ma che dici? I vicini forse hanno bisogno di portare fuori il cane. No, amore, no. No, c'è scritto, dagli una mano se hanno bisogno. Magari gli porto fuori il cane a fare una... Ma guarda la TV. No? No. Ah. Alla terza settimana il Bellini iniziava a dare i primi segni di squilibrio mentale. With my baby, she want to get home. La nebbia di Tiholli, oh, è lungo il maestrale, piovigiando sale. Ultimo giorno di quarantena del Bellini. Finalmente la quarantena gli era finita. Ma come prendere qualora quella decisione, se uscire o rimanere in casa, a vita. Ah, oh, gli americani! Oh, che è successo? Oh.